Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 261esima puntata del podcast di Psinel, puntata 261. Oggi parliamo di decisioni. Quanto è importante saper prendere delle buone decisioni? Inutile argomentare questa domanda perché la risposta è scontata. È fondamentale saper prendere decisioni e ancora più importante è saperle prendere bene. La qualità della tua vita è direttamente proporzionale alla tua capacità di prendere buone decisioni. Dove ti trovi oggi dipende dalle decisioni che hai preso ieri. Tranquillo, non sarà la solita descrizione da crescita personale stile anni 90. Seguimi fino in fondo e scoprirai 5 consigli tratti dalla ricerca per prendere ottime decisioni. Bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Ti sei reso conto se anche tu sei ogni tanto vittima del gap di piacevolezza? Pensa che un tizio mi ha risposto indietro nell'email con scritto: "Io non sono proprio vittima di niente". Ecco, devi sapere che ciò di cui sto parlando è l'argomento della scorsa puntata, la 260, che era dedicata ad un bias, cioè ad una cosa a cui è difficile sfuggire. Per cui, caro ascoltatore, se sei stato proprio tu a rispondermi così, ti invito a riascoltare proprio quella puntata. Prima di iniziare voglio ancora ringraziare tutti gli iscritti e i partecipanti al mio Master in Meditazione Avanzata che è iniziato, sta iniziando a prendere piede con tutti i nuovi allievi che si stanno preparando ad apprendere la meditazione scientifica. Allora, chiunque abbia mai preso in mano un libro di crescita personale ha sicuramente letto qualcosa a riguardo delle decisioni. In questo ambito già il noto Napoleon Hill, studiando le persone di successo che ha affiancato, sapeva che queste avevano un tratto in comune: la capacità di prendere decisioni e di farlo in modo consapevole, rapido e definitivo. Oggi analizzeremo questi aspetti ma da un punto di vista maggiormente moderno, rispondendo ad alcune domande che molti si saranno posti in questi anni proprio su questo tema. Sì, perché quando vai a fare uno di quei corsi da crescita personale anni 90, i trainer sono bravissimi a spiegarti che prendere decisioni è una sorta di muscolo che devi allenare e fin qui va tutto bene, ma poi ti dicono anche che decidere deriva dal verbo recidere, cioè tagliare. Sì, perché quando prendi una decisione, per fare ad esempio la strada A piuttosto che la strada B, devi essere pronto ad abbandonare una delle due opzioni, non puoi andare in entrambe le direzioni, cioè devi tagliare via e devi affrontare quella che noi psicologi chiamiamo dissonanza cognitiva. Ti è mai capitato di dover scegliere tra due paia di scarpe diverse e magari uscire dal negozio e chiederti: "Cavolo, mi piacevano di più quelle blu"? Ecco, questa è una descrizione molto semplice di quella che è la dissonanza cognitiva, cioè una sorta di conflitto interno legato al fatto di avere delle convinzioni contrastanti. Il tuo cervello tende immediatamente ad appianare questi conflitti. Come? Beh, nel nostro esempio fa più o meno così. A dire il vero, le scarpe che ho preso sono davvero tra le migliori, poi ho scelto quel tipo di colore che può andare bene con tutto e poi secondo me sono più comode di quelle che ha preso Marco, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ho capito Jenna, praticamente ce la raccontiamo, tendiamo a giustificare la scelta che abbiamo preso. Sì, hai capito perfettamente, è esattamente così. Visto che tenere a mente il fatto di aver potuto fare una cattiva scelta è poco tollerabile o comunque molto dispendioso da un punto di vista cognitivo, ad un certo punto fai una sorta di scelta di campo e dici: "Ok, quelle scarpe sono le migliori". Come diceva Napoleon Hill e poi tutti i suoi predecessori, Jim Rohn, Tony Robbins e compagnia bella, prendere decisioni richiede di abbracciare una delle due scelte e abbandonare quella che non hai opzionato. Non solo, secondo tutti questi trainer della crescita personale anni 90, i veri leader prendono decisioni rapidamente e in modo irreversibile. Immaginiamo il seguente scenario.
Sei in una sala e stai assistendo ad un corso con circa 50 persone. È un corso aziendale dove tra le prime file ci sono gli alti dirigenti dell'azienda e via via, andando verso il fondo, incontri invece le persone sempre meno altolocate, tra virgolette, nella piramide aziendale. Ora, immagina che ad un tratto scoppi un incendio. Ecco, se tu sei seduto nelle ultime file e ti alzi e inizi a dire con tono fermo, prima di tutti, in modo calmo e deciso, qualcosa del genere, tipo: ragazzi, calma, le uscite di sicurezza si trovano sulla destra, mi raccomando non spingete, guardate in alto, seguite le indicazioni, se potete tappatevi la bocca con un fazzoletto nel respirare e portate avanti prima le donne e poi i bambini. Ecco, se facessi qualcosa del genere, d'un tratto tu ti trasformeresti nel leader della situazione. Questa rapida decisione nel prendere le redini della situazione fa sì che chi è spaventato e confuso trovi una sorta di senso, trovi qualcosa a cui aggrapparsi in quel momento di assoluta ambiguità o di panico addirittura. I veri leader hanno questa abilità, quella di ispirare chi gli sta accanto al di là del loro ruolo situazionale. È, come hai iniziato a intuire, chi riesce a prendere una decisione prima degli altri in un contesto d'emergenza diventa immediatamente il leader. Nella crescita personale classica si parla saggiamente di come allenare il muscolo delle decisioni, divenendo consapevole delle molte decisioni che prendi durante la tua giornata, partendo proprio da quelle più piccole. Questo è un ottimo consiglio, ma mentre nella crescita personale classica si parla di ripetersi dentro cose del tipo sto decidendo, quindi utilizzare il verbo decidere, nella ricerca è stato fatto qualcosa del genere ma passando prima dalla consapevolezza. Cioè invece di sforzarti a dirti dentro di te decido, decido, decido e decido, si cerca invece di spostare l'attenzione su quando hai deciso e quante decisioni hai preso intenzionalmente. Sembra qualcosa di molto simile, ma è diverso. Nella crescita personale classica ti viene chiesto di dire dentro di te decido di fare questo, decido di fare quell'altro, cosa ottima. Ma nella nostra ricerca sappiamo che questo funziona molto bene anche a posteriori. Se ti ricordi, ne abbiamo già parlato citando gli studi della famosa Ellen Langer. E per fartela molto breve, la tecnica utilizzata dalla Langer è stata quella di convincere le persone a scrivere tutte le sere tre piccole cose che hanno deciso personalmente e di farvi mente locale. In altre parole, di diventare consapevoli della quantità di decisioni prese volontariamente durante la giornata. E questo aumenta scientificamente la tua forza decisionale. Poi è ovvio che più diventi consapevole di queste decisioni e più inizi a notarle intenzionalmente nella tua quotidianità anche in quel momento e potresti quindi iniziare ad utilizzare il verbo decidere così come viene spiegato in moltissimi corsi. Inoltre, negli ultimi decenni sono emerse ricerche pazzesche su come prendi decisioni. Alcune di queste hanno addirittura valso i premi Nobel ad alcuni colleghi psicologi. Ne abbiamo parlato proprio in un podcast dedicato ai premi Nobel della psicologia. E questi premi Nobel hanno dimostrato come tendiamo a prendere male alcune decisioni e anche come porvi rimedio. Quindi, come vedremo tra poco, non c'è solo la velocità e la foga di decidere, ma c'è anche un modo per farlo con più calma e a volte addirittura meglio. Perché farlo con più calma? Perché più velocemente prendi una decisione e più rischi di cadere in uno dei centinaia di bias a cui siamo quotidianamente sottoposti. Ora, non sai quante persone, appena uscito da un corso motivazionale alla Robbins, e mi perdonino tutti gli appassionati del buon Tony, ecco, queste persone non sai quante abbiano preso alla lettera le sue idee sul decidi rapidamente e senza tornare indietro e abbiano fatto enormi cavolate. Una di queste l'abbiamo anche intervistata e se non sbaglio ha proprio raccontato questa esperienza. Sì, perché come hanno dimostrato i miei colleghi, siamo zeppi proprio di questi bias e per quanto sia vero il fatto che bisogna porre attenzione alle proprie decisioni e che chi decide rapidamente venga immediatamente visto come il leader, ci sono pur sempre degli aspetti importanti da prendere in considerazione. Soprattutto il fatto che più rapidamente decidiamo delle cose importanti e più rischiamo di cadere in una di queste trappole del ragionamento.
Per questo motivo ho deciso di portarti qui 5 consigli proposti da Jeremy S. Nicholson su Psychology Today. Sono 5 piccole dritte che nascono dalla teoria decisionale di Kahneman e dal fatto che abbiamo un sistema 1 e un sistema 2. Te lo ricordi? Spero che tu abbia letto Pensieri lenti e Pensieri veloci di Daniel Kahneman. Il primo, il sistema 1, è quello che svolge le cose in parallelo e più rapido, ma non è in grado di vedere i dettagli, mentre l'altro, il sistema 2, è più lento e meticoloso. Questi studi ci dicono cose molto simili alla crescita personale, ma senza esagerare da quel punto di vista, senza dare troppa enfasi al fatto di bruciare subito le navi. È presente? Ma è chiaro che la decisione implica, come dicevamo prima, una recidere, ma non troppo velocemente, perché altrimenti rischiamo realmente di inciampare sui nostri stessi errori, di fare un po' il passo più lungo della gamba. Inoltre, molto spesso le persone prendono decisioni velocemente non tanto perché si tratta di una cosa da leader o perché abbiano frequentato qualche corso di crescita personale, ma perché restare sulla graticola della dissonanza cognitiva è terribilmente difficile. Per cui, per evitare tale sofferenza, prendono decisioni anche affrettate. Questo diventa sempre più vero oggi, dove abbiamo una valanga di possibilità a disposizione, dove decidere è delegato spesso a degli algoritmi, dove le informazioni sono talmente tante che non sappiamo più dove volgere il nostro sguardo. Insomma, prendere decisioni è una delle parti più importanti e complesse della nostra cara crescita personale ed è per questo che ho deciso di farci una puntata apposta prendendo questo mondo decisionale da tutt'altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi ha studiato in laboratorio e non solo i nostri processi decisionali, perché devi sapere che sono decenni che la psicologia si occupa delle decisioni, ma soprattutto delle decisioni importanti. Tutto questo non significa che saper prendere decisioni velocemente, usare il muscolo decisionale, usare le tre cose alla fine giornata che abbiamo deciso volontariamente siano cavolate, anzi, come ti dicevo, è stato anche provato dagli studi dalla Langer, però c'è qualcosa di ancora più profondo, soprattutto quando siamo chiamati a prendere decisioni importanti. Bene ragazzi, come al solito ho parlato fin troppo, per cui bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, dormici sopra e aspetta. Una decisione presa in fretta e con ansia non è mai positiva. Quando devi prendere una decisione importante, cerca di crearti il tuo spazio di tempo e magari dormici sopra, perché la notte porta davvero consiglio, come si dice. Questo non è solo un detto, ma ha delle basi sperimentali. Alcuni miei colleghi hanno constatato che dormirci sopra ha realmente un effetto positivo sulla tua presa di decisioni. È un po' come se tu avessi la RAM del computer molto piena quando svolgi una tua giornata lavorativa o in qualsiasi altro momento. Nel momento in cui ti metti lì e schiacci anche solo un pisolino di 20 minuti, questa RAM si resetta e consente al tuo cervello di pensare in modo più chiaro e molto più concreto. E questo ti consente di prendere migliori decisioni. Secondo, prenditi il tuo tempo. Un altro aspetto legato al precedente è quello di evitare di correre immediatamente alla decisione. Prenditi un po' di tempo. Più una decisione è importante e più dovresti prenderti il tempo per poterci pensare. Lo so, è banale, ma molti di noi non lo fanno, soprattutto per quell'ansietta e quella, diciamo così, quella dissonanza cognitiva sempre presente quando dobbiamo scegliere tra più strade. Anzi, è stato anche provato che più strade abbiamo a disposizione e ovviamente più fatica facciamo. Decidere troppo rapidamente è foriero di ogni tipo di bias decisionale conosciuto in letteratura. Questo consiglio vale ancora di più se qualcuno dall'esterno e senza magari reali motivazioni ti pressa, magari per un proprio tornaconto. Ecco, in quel caso dovresti aspettare ancora di più, soprattutto quando qualcuno ti dice «Ehi, muoviti, sono gli ultimi 10 posti», cosa che ovviamente utilizziamo tutti. Terzo, raccogli i fatti. Mentre prendi il tuo tempo, dovresti riuscire a collezionare tutta una serie di fatti ed evidenze relativi alla decisione che stai per prendere.
migliori saranno le informazioni che riuscirai a raccogliere e migliore sarà la tua decisione. Chiaramente non puoi trovare informazioni esatte al 100%, altrimenti non avresti dubbi sul da farsi. Ma ricordati che noi tendiamo a prendere decisioni non tanto sulla base di fatti razionali, ma quanto delle nostre emozioni. E in questo consiglio l'aspetto principale è legato proprio a questo. Cerca di raccogliere fatti che ti possano guidare al di là delle tue idee e delle tue emozioni del momento. Quarto, resta aperto a tutte le possibilità. Quando dobbiamo prendere una decisione, soprattutto quelle spinose, il nostro cervello tende ad attaccarsi ad ogni tipo di fatto, a dati e informazioni anche molto irrilevanti. Quando accade questo, dovremo tenere a mente che quei fatti che abbiamo appena raccolto potrebbero non essere esatti o adatti al 100%, ed è per questo che dovremo restare aperti ad ogni nuova possibilità, ad ogni nuova informazione. Ovviamente senza usare questa continua ricerca come una scusa per evitare e dilazionare la decisione. Questo consiglio in particolare sembra sconfermare il classico consiglio della crescita personale, dove si dice alle persone di bruciare le navi, in una sorta di ciò che è deciso. Ecco, le cose non stanno così, soprattutto quando devi prendere delle decisioni importanti. Come ha dimostrato lo psicologo Gilbert nel 1991, noi tendiamo a ritenere vere certe informazioni ancora prima di aver realmente deliberato su di esse. E questa non è l'unica evidenza sperimentale che dovrebbe motivarti a restare aperto a tutte le possibilità. Perché noi siamo dei sistemi aperti e in quanto tali non siamo immuni alle altre informazioni, semmai possiamo fare finta che queste informazioni non arrivino, ma quando la decisione è davvero importante bisogna restare aperti a qualsiasi cosa sia in entrata, qualsiasi tipo di feedback possiamo prendere dalla realtà che ci circonda. Quinto, crea delle regole. Qualche tempo fa ho postato questi 5 consigli in forma ridotta su Instagram e molti di voi mi avete chiesto: ma che cosa intendi per regole? Questo consiglio vale per tutte le decisioni più o meno importanti che siamo chiamati a prendere con una certa frequenza. La forma più classica di una regola decisionale è quella che dice: quando succede X, allora Y. Quindi ogni volta che devi acquistare magari quel certo macchinario, devi assicurarti di chiedere magari a Caio e Sempronio una valutazione, oppure devi assicurarti di andare su internet e fare una ricerca proprio su quel sito. Più riesci a creare delle regole, come in una sorta di checklist prima della partenza di un volo, ad esempio, e meglio funziona il tuo processo decisionale. Sappi che è molto utile farlo per tante cose, anche quelle che ti sembra ormai di aver automatizzato, ma per le quali non hai delle regole chiare. Facciamo un esempio. Fino a qualche anno fa accettavo qualsiasi cliente nel mio studio. Oggi ho alcune regole fisse. Ad esempio, se il cliente mi scrive e io non gli rispondo per, mettiamo, 24 ore e lui mi risponde in modo cattivo, maleducato, eccetera, ecco, non diventa un mio cliente. Preferisco perdere la possibilità di iniziare una nuova consulenza piuttosto che avere una persona troppo impaziente. Non mi piace lavorare con loro. Ci ho sbattuto la faccia troppe volte per non aver creato una regola del genere. E se riesci a crearla in modo anche esplicito, a scrivertela da qualche parte, è ancora meglio. Ho anche una checklist di decisioni e di regole legate ad esempio alla produzione di questi podcast. Ad esempio, quando cerco del materiale per creare una puntata, questo materiale deve avere ad esempio degli studi sperimentali alla base. Non sempre riesco a trovarli, però di regola, o meglio, di solito cerco proprio di rispettare questa regola, come ho fatto oggi. Quindi ragazzi, creare delle proprie regole sul mondo decisionale, sulle decisioni che prendiamo più spesso, non è solo un modo utile per fare mente locale e diventare maggiormente consapevoli di come tendiamo a decidere, ma è anche una specie di scorciatoia che può esserci molto utile
soprattutto nelle decisioni che prendiamo con una certa frequenza. Però stai attento, perché di solito anche le decisioni che prendi in modo estemporaneo potrebbero necessitare di regole. Ad esempio, magari tutte le volte che vai su Amazon e ti viene voglia di clicchettare compra adesso, potresti settare precedentemente delle regole, soprattutto se ti rendi conto che quel comportamento ti sta un po' sfuggendo di mano. E non solo, potresti utilizzare delle regole positive, cioè ripensare ad un momento del passato dove hai preso delle buone decisioni e chiederti che tipo di regole ho utilizzato in quel momento e provare a stilare una lista in modo così da poter capire come hai fatto a prendere quelle buone decisioni in quel momento. Anche in questo caso le regole sono foriere di cambiamenti, di reversibilità in base al contesto, in base al momento e in base al tipo di decisione che hai deciso di prendere. E tra le tante decisioni che in questi anni ho preso per Psinel, una di queste era quella di lasciare le puntate a meno di 20 minuti di lunghezza e invece vedo dal mio timer che abbiamo superato lungamente i 26 minuti. Come sempre cercherò di fare dell'editing in modo da poter ridurre di molto la puntata. Però non posso sfuggire troppo alle mie regole personali, perché questo è anche una metaregola, quello di provare a seguire certe regole in modo da capire come comportarmi in questi contesti. Perché è proprio in questi casi che stilando una lista di regole puoi riuscire a capire e a studiare come ti comporti in determinati ambienti, magari ambienti come questi qua online, dove regole fisse non è che ce ne siano più di tante. Bene ragazzi, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qui, vi invito come sempre a condividere, a mettere mi piace, a lasciarmi la vostra opinione, a farmi sapere magari quali sono le vostre regole decisionali che magari potranno essere utili anche ad altre persone. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com.